sia giusto che se Madero ha tradito la rivoluzione, dobbiamo tradire anche noi. No! E voi credete che sia giusto se Madero si siede, dobbiamo sederci anche noi. No! E credete che sia giusto che se Madero cacca, dobbiamo caccare anche noi. No! No! Se Madero cacca, noi cacchiamo su Madero. Mi ha dato una lista di attori americani, perché io scegli di essi l'attore che a me piaceva di più. Palance, Henry Fonda, questo, quell'altro, eccetera. Io ho scelto Orson Welles. Mi ha detto, vabbè, disse, però hai scelto quello, il peggio di tutti. Dico, come il peggio di tutti? Il più grande regista del mondo, uno dei più grandi registi del mondo. Disse, però è che... Ma dicono che è molto difficile. Ma sono difficile anch'io, che vuol dire? Ma e poi andrà tutto bene, vedete. Hanno preso Orson Welles, perché loro pensavano, se lo sceglie lui, come dicono che c'ha un cattivo carattere, che io c'ho un cattivo carattere, cosa che era vero, anzi, peggio. Perché sai, perché essendo nel cinema italiano, venendo da Cuba, e, sai, devi lottare per i tuoi diritti, perché comunque sia ero un foresto e allora me dovevo far rispettare. E tu chi sei? Jesús María Morán, detto te Pepa, Tierra e Libertà. Un bel nome, figliolo. E che cosa significa questa terra e libertà? Togliere le terre ai legittimi proprietari? Chiedilo al presidente cosa significa. Non ci penso nemmeno, io non sono uno sfacciato come te. Noi dobbiamo tutti obbedire alle leggi, non ti pare? Tu non sei d'accordo? No, signore, no. E perché? Primo, perché noi abbiamo fatto la rivoluzione, e secondo, perché l'abbiamo vinta, signor. Il giorno che arriva Orson Welles, viene un aiuto produzione e mi dice, Thomas, te vuole Mr. Welles. Vado alla caravana, alla roulotte di Orson Welles, e dice, Thomas, questa è la scena di oggi. E le dice all'assistente della produzione, dallela anche al regista la scena di oggi. Aveva tutta cambiata, però funzionava, anzi, funzionava meglio di quella che era già. Anyway, io per arruffianarmelo le dico, Orson, però, scusa, l'ultima battuta mia, per darle, l'ultima battuta mia, non mi piace, lo fa, oh, yeah, you're right. Anche a me mi piace, dice, levala. Io va bene, io sto contento. Dico, ma che ci mettiamo? E mi dice, niente, levala e basta. Hai capito? Io sono rimasto, e la scena funzionava uguale, anzi meglio. Anyway, no, ci siamo divertiti. Ahorita camina usted, mi coronel, que le hace bien a las nalgotas. La 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 la